Signora, si accomodi. Alzi la mano destra. Giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dica, ne possi no cecamme. E siccome che sono già cecata, posso dire l'immortacci sua? No. No, signora, è il regolamento. Dica almeno lo giuro. Almeno lo giuro. Si accomodi. Signora, lei è la vicina di casa dei signori Smith? Sì, sono la dirimpettaia. Abbiamo agli atti una sua dichiarazione in cui lei afferma di aver visto come si svolsero i fatti. Conferma, signora? Sono signorina, che devo rispondere? Deve rispondere la verità? Sì, ho indovinato. Il 27 di ottobre in Richmond Street è stato commesso un omicidio. A che ora? Questo almeno se lo ricorda, signora? Sì, sono signorina. Sì, erano le 3 perché mi stavo a fare un ovetto. Ah, perché lei tutti i giorni alle 3 si fa un ovetto? Sì, tutti i giorni mi faccio un ovetto, ogni ora. Quindi potevano essere le 3, le 4, le 5. Sì. Certo. Signora, si rende conto che qui c'è una discrepanza? Signora, la prego, collabori. Che cosa accadde quel pomeriggio? Sì, sono signorina. Sì, stavo guardando la televisione con Giampiero, virgola, ci metto una virgolina qui. E c'era quel fraciccone di Paolo Valenti che dava i risultati delle partite. Ti ricorda di quale partita? Sì, Ascoli Juventus. Ti ricorda il risultato finale? Sì, 0-1. Bene. Su gol di Bonini. Bene. Al 33° secondo tempo. Bene. Arbitro Casalinda Bergamo. Bene. È tutto per oggi. Bene, e veniamo alle quote Totocalcio. Quote popolari anche questa settimana. Giudice! Giudi! Scusi, Mason, ho avuto un transfert. Signora, può fornirci dettagli precisi sulla vita coniugale dei signori Smith? Andavano d'accordo, vivevano vite separate. Vada avanti, signora. Sono signorina. Sì, signora, sì. Sono signorina. Bene, signora. No, sono signorina. Mi scusi, signora. Il signore e la signora Smith, Rina, il signore e la signora Smith litigavano spesso, punto. E un giorno, scusi, sì. Si può stare il punto prima della E? No, prima della E lei non può mettere il punto. Mette la virgola, virgola, litigavano spesso, virgola. E un giorno la signora Smith gli ha detto al signor Smith, t'ammazzo, virgola, qui ci può stare la virgola? Qui la virgola la può mettere. Metto il punto esclamativo, t'ammazzo. Siccome che abbiamo la cantina in comune e un pomeriggio sono andata a prendere il vino e sono scesa giù, punto. E giungendovici nella cantina, siccome che sono cecata, non c'è una volta che non ci vado senza scapicollarci, mi scapicollarci, mi scapicollarci, mi scapicollarci, mi scapicollarci.